La lisina è un aminoacido essenziale, il che significa che il nostro corpo non è in grado di sintetizzarlo autonomamente e deve ottenerlo dalla dieta. La lisina svolge diverse funzioni importanti nel corpo umano ed è associata a vari benefici per la salute. Ecco alcuni dei benefici e delle proprietà della lisina. Promozione della crescita e riparazione dei tessuti. La lisina è essenziale per la sintesi delle proteine, il che la rende cruciale per la crescita, il ripristino dei tessuti muscolari e la riparazione dei danni. Supporto al sistema immunitario. La lisina può contribuire a rafforzare il sistema immunitario, rendendo il corpo più resistente alle infezioni e alle malattie. Prevenzione e trattamento dell'herpes labiale. La lisina è stata studiata per il suo potenziale ruolo nel prevenire e trattare l'herpes labiale, una condizione causata dal virus dell'herpes simplex. Sostegno alla salute delle ossa. La lisina può contribuire a migliorare l'assorbimento del calcio, il che è essenziale per la salute delle ossa. Benefici per la salute cardiovascolare. La lisina può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo LDL, colesterolo cattivo, e migliorare la salute del sistema cardiovascolare. Antiossidante. La lisina agisce come antiossidante, aiutando a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Assistenza nella formazione del collagene. La lisina è coinvolta nella produzione di collagene, una proteina fondamentale per la salute della pelle, delle unghie, dei capelli e dei tessuti connettivi. Aiuto nella gestione dello stress e dell'ansia. La lisina può contribuire a ridurre lo stress e l'ansia, poiché può agire come precursore della serotonina, un neurotrasmettitore legato al benessere emotivo. La lisina è spesso ottenuta da fonti alimentari, come carne, pesce, latticini e legumi. Tuttavia, in alcune situazioni, può essere assunta sotto forma di integratore, ad esempio per il trattamento dell'herpes labiale o come supporto alla salute in generale. È importante consultare un professionista della salute prima di iniziare un nuovo regime di integrazione,